piena di risonanze bellissime, di uno star bene, di una gioia, di una vita.
Eterno, un'immagine densa e bella. Ma anche i sapienti che ascoltavano Gesù avevano questa percezione, perché nel libro della sapienza, la sapienza viene proprio presentata con queste caratteristiche, un banchetto. Anche lì sono tuoso. La sapienza nutre, l'intelligenza del cuore del sapiente. Ma poi ci sono i poveretti che ascoltavano Gesù, le persone semplici. E chi erano le persone che ascoltavano Gesù? Erano i figli dei deportati, i figli dei figli dei figli dei deportati. Sapete che a un certo momento il popolo di Israele fu deportato da Babilonia e fu resuscitato. A un certo momento apparecero, era insegnato a scuola, con un editto per ammettere che era il padre della terra. Ma chi torna? Quelli che non avevano fatto fortuna là, quelli che avevano fatto fortuna là, sono stati là. Quindi quelli che tornano, gli sapessi, i poveretti, e quando arrivano la giunta, la loro terra è occupata. Quindi si ritrovano di fatto fare gli schiavi degli occupanti. Quindi questi sono i figli dei figli dei figli di quelli ancora poveri. E quando Gesù parla di banchetto, la gente povera che non ha neanche mangiato, che ha poco mangiato, il banchetto che esprime la esistenza, no? Dei cibi, dei figli, eccetera, anche i poveri capiscono che è un'immagine molto bella. Ma quindi, sia i teologi, sia i sapienti, sia i poveri, capiscono che questo invito, il regno dei cieli, con una festa di nozze, è qualcosa di bello. Questo viene molto. Poi oggi, l'invito viene molto. Il rapporto con Dio, la fede, quello che ha a che fare, è qualcosa di bello e di squisito. È qualcosa di bello e di squisito. E il padre dentro. Mi ha bussato. Ci ha bussato. E già il padre lo stesso. Che lo giochiamo. Infatti, l'atteggiamento di questi personaggi, l'atteggiamento di fronte a questi inviti di mira alle feste, alle nozze del figlio del re, l'atteggiamento quello che dice oggi, pure oggi, si sintetizza in tre reazioni. La prima reazione è l'indifferenza, non mi interessa l'indifferenza. Guardate che l'indifferenza ci intercetta tutto. Guardate in chiesa. Siamo seduti lì come un sacco, non ci interessa niente, non ci interessa nulla, l'indifferenza. Guarda che non ci vediamo in chiesa, non veniamo alla festa del Signore, l'indifferenza. Secondo te la vita è peggiore, è un rifiuto. Addirittura uccidono i messi del re inviati a chiamare la festa. Ecco, qui potremmo allegare diverse esempi. Io rifiuto. E poi c'è un altro atteggiamento che è molto difficile da spiegare. Avete sentito che a un certo momento, siccome gli invitati, quelli che avevano diritto di partecipare, non vogliono venire, e a me dice, vai fuori, vai di qua, voglio capire un padre di dentro, perché voglio che la sala con la festa delle nozze di mio figlio sia piena, questa è l'immagine della chiesa. Però ci sono buoni e cattivi, non ci sono distinti. Siamo tutti nella chiesa, buoni e cattivi. Entra il re per vedere chi è presente per questa festa e nota che uno non ha l'abito nuziale e lo sbatte fuori. Il primo abito di Gesù. Sei stato un tempo di cuori cattivi perché ha fatto fuori questo prima l'abito iniziale. Dobbiamo sapere che l'abito iniziale che quando si partecipava a una festa, no, veniva dato una sorta di scialle che gli invitati vedevano e quello era l'abito iniziale. Verificare la partecipazione per un momento di bisogno di Gesù.
ma il suo tempo l'altro non si ama, non ce l'ha, è autosufficiente, non gli dà niente della grazia. E questo esprime la trascuratezza nei vostri rapporti con Dio, la trascuratezza. Va bene, che si sintetizza in tre atteggiamenti. L'indifferenza, terza. E la trascuratezza. Questi tre atteggiamenti che ci presentano il Vangelo intercettano molto bene il vostro modo di vivere il rapporto con il Signore. Anzi, a volte la viviamo tutti e tre, che allora siamo indifferenti, non ci interessa niente. Per esempio, quelli che vengono a essere i genitori ci spingono. E quando sono messi verso l'altro, questi sono gli indifferenti che hanno un tempo. Gli indifferenti, quelli che oppongono un rifiuto, o capitano la nostra vita, magari succede una cosa di grande, facciamo fatica a masticarlo. E a volte ci accogliamo anche con Dio, con quel punto di Dio, e poi la trascura, la fede trascurata. Non curato, una preghiera che fa lì, la messa quando voglia, dopo che cantasse in piedi, la trascuratezza. Ma né l'indifferenza, né il rifiuto, né la trascuratezza ci permettono di partecipare pienamente alla testimonianza del figlio del re. E allora si è soffrito, andiamo avanti. La fede che collina, la fede che non ci sostiene e non ci illumina, ho già detto tante volte, la fede è più importante della vita, perché la vita questa a un certo momento finisce, ma se non ho la fede che illumina la vita, vivo come? Vedo. E mi attacco alle cose che passano, e sono scioccamente sciocco perché le cose passano, io faccio prendere la mia vita nelle cose che passano. Capiamo? Vedete quello che è? Che dovete esaltare io, perché qualcuno potrebbe dire, non lo vuoi dire con te, non posso essere indifferente, non posso rifiutare, non posso essere assurato, non lo vuoi dire con te, e dico, chi ti ha chiesto qualcosa? Chi ti ha chiesto qualcosa? Non vuol dire niente. Vuole solo invitarti alla festa, alla festa del figlio del re, questo vuole dire. Non ci crediamo questo per tutto. Vedete cosa c'è? Vedete cosa c'è? L'Eucaristia è l'anticipo di questa festa, dove non ci vengono tante delle cose.